Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Per la felicità di molti riprendo un po' a fare, ve l'ho detto, non lo porterò tantissimo, però riprendiamo a fare 60 secondi. L'episodio di oggi, ovviamente, lo giocherò in modalità hard, lo voglio dedicare a un altro film apocalittico. Come avete visto, metto sempre il consiglio del film da vedere e lo dedico appunto l'episodio a uno dei film più apocalittici più belli che abbia mai visto, che ho rivisto sabato sera con il mio amico Pippo, Giochi di morte. Ve lo ricordate quello del teschio con Rutger Hauer che dovevano prendere il teschio di capra, cos'era, impilarlo sopra lo spunzone, insomma, se non l'avete visto, Giochi di morte, ragazzi, capolavoro, capolavoro, ma non è dirvelo. Allora, iniziamo Apocalypse e andiamo su. Anzi, vorrei provare una cosa. Vorrei provare una cosa, tanto per andiamo un po'. Ecco, esatto, tanto per cambiare un po', per variare un po' sul tema, vorrei provare a fare la modalità survival in hard con la roba randomica che mi darà. Lo sapete, facendo scavenge ci dà la possibilità di scegliere Apocalypse, scusate, di fare 60 secondi in casa e prendere quello che ci pare. Nella modalità survival invece genererà qualcosa di randomico con membri della famiglia randomici, magari becco solo Timmy o magari ci becco anche Mary Jane e tutta la famiglia. E ci fa partire con della roba. Quindi vediamo un po'. Facciamo la modalità hard. E scusate per il raschino che ce l'ho tutto l'anno, come avete visto anche in estate. Vedete, sta tutta l'estate con l'aria condizionata e a petto nudo? Invece andar male, eh? Perfetto! Iniziata benissimo. Allora, il padre, la madre, la maschera antigas, il kit di pronto soccorso, due razioni d'acqua e due di zuppa, proiettili, niente mappa, niente radio e torcia. Poteva farti più a merda di così. Ok. Andiamo avanti, tanto il primo giorno. Nemmeno il manuale delle giovani marmotte. Vabbè, sta partita è persa. E il padre dopo solo un giorno c'ha già la barba, eh. Mi venisse a me così dopo un giorno. Dolores è a posto, Ted è a posto. Andiamo avanti. È arrivato alle cascate del Niagara. Ok, si sono rotte le tubature. Sta entrando acqua. Cosa vuoi salvare? Niente. Tanto di quei tre oggetti non abbiamo niente. Le musichette nuove, vi giuro, mi gasano da morire. Sono troppo più in tema, no? Invece che sempre quella lì del gioco Dupal. C'è anche quella, però, ovviamente varia. Allora, Dolores, tutte e due devono bere. Ma mi sa che. Mi sa che il prossimo giorno mando fuori Dolores con la maschera antigas. Sì, o spray antinsetti o manuale delle giovani marmotte. Ma il casino di non avere la mappa. No, le cose radioattive. Il casino di non avere la mappa, ragazzi, è che non possiamo scegliere dove mandarli. Per quanto io penso che sì, un senso ci sia, ma abbastanza casuale. Allora, niente, da mangiare niente. Mandiamo fuori Mary Jane. E diamole la maschera antigas per uscire, giustamente. Quindi, fuori. Levate di agulium. Ma queste blatte radioattive? Ora io cosa ci faccio? Ma non c'è un'opzione? Schiacciale, porca puttana. Mary Jane che suonava la tromba quando era piccolina. Quel bignè di figliola. Brutta, mi divoro, sembra la figliola di Les Gold. Ted deve bere. Accetta, ci sono i ratti un'altra volta, bisogna occuparcene. Non abbiamo niente. Però abbiamo la torcia, non si sa mai che si trovi un buco nello shelter. Meno una zuppa, perfetto. Ted ha fame. Ah, non ho niente! Dai, le blatte radioattive, no, tornate, eh. È tornata e sembra stanca ed ha portato, oh, almeno il manuale delle giovani marmotte e non ha rotto la maschera, eh. Ah no, non è che l'ha rotta ma ne ha trovata un'altra. Ok, va bene. Sentite questa musica? Questa è triste. Questa è quella che preferisco. Allora, Dolores deve mangiare. E questa volta, visto che abbiamo una maschera, prendiamo la palla al balzo e mandiamo fuori il padre. Prova. Visto che ci è capitato il culo. Allora, Dolores ha fame e Ted ha sete. Mandiamo fuori Ted e ovviamente gli diamo la maschera antigas. Vai. Questa è dalla patch What's in the Suitcase che si può mettere si può decidere l'equipaggiamento quando si fanno uscire. Ad esempio è molto meglio farlo uscire con un fucile se l'abbiamo, così si difende. No, Dolores, cosa diceva?
Ah, ha fame e sete. E porca puttana, ragazzi, ho capito che sei stanca, ma così esageri. Almeno per ora. Per ora non è malata. Per ora. Non c'è niente con dolore, se no l'avremmo scritto. Sembra che queste Roshis, cosa sono? Scarafaggi, stiano cercando di comunicare con noi. Ah, non è possibile che ora abbiano un intelletto? Vabbè, comunque usiamo il manuale delle giovani marmotte che fa anche da traduttore multilingua, poliglotta, bestia. E infatti una è scomparsa. Ce n'è solo una. Vabbè. Abbiamo parlato con il loro leader in un linguaggio che sicuramente queste schifezze, questi scarafaggi capiranno. Violenza! E infatti si è levato i coglioni. Ah sì, forse sarebbe una buona idea dare un'occhiata fuori con la torcia. Proviamo che anche se sta male o qualcosa, comunque abbiamo il kit. Abbiamo trovato qualcosa? Fugazzi. Acqua. Da dove arriva questa tipo poltiglia verde? Ah, sì, dice che una tubatura sta buttando fuori green, roba verde, gubo. Vabbè, sì, investighiamo. Oh, sul manuale dei giovani marmotte c'è scritta anche la formula per la bomba atomica, per far qualsiasi cosa. Radio, niente, non l'abbiamo. Tornato. Allora, ha rotto la maschera, ragazzi. Stiamo scherzando. Ha portato un casino di acqua, lo spray, la mappa, la radio. Ma dove cazzo è andato? In un altro bunker? Infatti sì. Possiamo sentire i nostri vicini nel loro shelter. Ma come cazzo? Ci ha portato quattro zuppe, sei acque, una radio, una mappa, un... Boh, vabbè. Allora, Ted ha fame. Che deve andare fuori nessuno perché non possiamo. Ragazzi, abbiamo tutto. Per una volta, no, lo sapete, in tutta quanto ci ho fatto, 30 episodi, Ted di merda. Per una volta, grande Ted. Per una volta il padre di questa famiglia ha fatto il padre, ha fatto l'uomo con le palle. Allora, Dolores deve mangiare e bere, lui deve mangiare. Dai, tanto da roba ci sarà. Però non può uscire nessuno. Accendiamo la radio. Non vincerò, se lo dico me la gufo. Giorno 17 porta anche male. Ma vi immaginate a vincerla? E siamo in hard, eh? Alla Ted ha fame e sete. Per ora fuori non può andare nessuno. Ma noi riaccendiamo la radio. Ma questo cazzo di scarafaggio di merda. Allora, abbiamo stabilito un contatto. I militari sono qua fuori e stanno arrivando per noi. Quello che dobbiamo fare è attendere pazientemente. Niente, dobbiamo aspettare istruzioni. Allora, Ted ha fame. E Dolores, niente. Tanti di voi, ragazzi, m'hanno chiesto. Ma la traduzione in italiano? Non ho più saputo niente, nemmeno io. Ah, sembra che la povera creatura stia morendo di fame. Vabbè, siete starving. Possiamo dargli un po' da mangiare, via, diamogli una zuppa e vattene a fanculo, vattene. Meno male non sono entrati i rider, perché una volta mi è capitato. Dolores ha sete. E fuori non può andare nessuno fino a che non si riposano. Stanno iniziando disegni sulle pareti di un uomo con un coltellino. La cosa più bella, ragazzi, accanto alla mappa, sulla destra, è la mano rossa insanguinata quando andiamo a razziare un altro. Possiamo fare anche raider in questa espansione. Bellissimo. Deve bere. Può uscire nessuno. E non abbiamo armi per i ratti. Ma almeno quella blatta ammazzatela. Riparlateci un'altra volta. Bello quando si clicca sulle luci che fanno. Non può uscire ancora nessuno. Porca troia. Giorno 22. Bzz, bzz, bzz. Gli attacchi epilettici. Allora, Dolores deve mangiare e bere. Ma non può uscire nessuno. Per davvero, ma porca puttana, ragazzi, ma riposatevi. Capite che oggi si riposa dentro
un vault atomico, un bunker atomico, però... Cazzo. Vabbè, finché devono bere non ho problemi. Ancora! Ah, sto combattendo con Dolores per l'ultima cosa di zuppa. Ah, lei sta insistendo che dobbiamo mangiarla tutta subito. Mangiarla tutta subito, follia. È meglio razionarla. Però non vorrei che si incazzasse e se ne va. Vabbè, piuttosto vattene. Non si può, bisogna razionare, Dolores. Porca troia. Ti devi dare una calmata, amore. Te da fame. Meno male che non l'ho usata, se no si era fottuti. Dai, non posso ancora nessuno, vi riposate, ragazzi. È Pancake! C'è Pancake alla porta! Ah, sembra molto ansioso di guidarci verso una direzione. Andiamo, Pancake. Non l'ho mai portato nel bunker, però, Pancake. Quanta roba! Grande Pancake, ci ha fatto trovare 3 zuppe. Dolores ha sete. Grande Pancake, ti voglio bene. Però non possiamo ancora uscire. Ma prego, malattari, salvate noi. Sì, vabbè, se è salvata al giorno 26, sono il re del gioco. Mi devono assumere il team di sviluppo. È da sete. Non può uscire ancora nessuno. Ah, dice un insegnante ci ha detto di liberare dei bambini e portarli in un posto molto più sicuro, in un edificio vicino. Possiamo prendere tutto quello che hanno. Boh, proviamo. Mano insanguinata vuol dire che abbiamo razziato. Abbiamo fatto una strage. Qualcosa deve essere andato male. Siamo arrivati molto vicino allo shelter e siamo stati attaccati da un gruppo di insegnanti. Vabbè, le avevamo ammazzate. Oh, Dolores può uscire. Dolores, levati dal cazzo. Ah, military broadcast again. Qual era? Non ho letto, ma forse nel messaggio. Vabbè, quello standard che dice di fare segnali di luce. Dolores, preparati, c'è da andare fuori. Dolores deve mangiare e bere, però nel frattempo si leva anche dai coglioni. Che cazzo gli do? La torcia? Non lo so nemmeno perché gliel'ho data. Boh, proviamo a dargli la torcia, così. Affanculo. Gli avrei dato la maschera antigas, ma è rotta. Acqua. Oh! Ci fa riparare forse la maschera antigas. Eccolo, The Last of Us, Joel. Di buono è diventato. Ted si è riposato. No, no, no. No, Pancake è tornato ma è molto ferito. Sì, curalo, Pancake, Pancake, povero Pancake. Se l'è meritato, povero canino. Ragazzi, c'è Pancake! È la prima volta! È la prima volta in 30 episodi, c'è Pancake! Questo è l'episodio più bello. Un like per Pancake, subito. Sì, Pancake! Pancake! Il numero uno della famiglia. Ma è bellino! È il cane di Mad Max, è Dinky D. Pancake! Sì, accendi la radio! Non la guardare con la mano. Pancake! Pancake, può mangiare lo scarafaggino. Ecco, la moglie è tornata malata e non si è presa nel culo. Carte da gioco. Va bene. Dolores si è ammalata e non abbiamo più il kit di pronto soccorso. Salva il cane per far morire la moglie. È così. Mandiamo fuori Joel. Che poi è Ted. Ted Joel. E speriamo che lei non muoia nel frattempo. E se no abbiamo perso. Però vado a cercare un kit di pronto soccorso. Intanto cambiamo. Boh, mettiamo tutto qui. Dolores deve mangiare. E Ted si leva dai coglioni e si porta la maschera antigas. Dai, proprio andiamo sicurissimi. Andiamo. Amore, Dolores, ti lascio col canino, eh. Tienimelo bene.
Dolores. Ah, deve bere. Speriamo non muoia. Siamo vicini a un piccolo shelter e le nostre provviste sono veramente limitate. Se dobbiamo sopravvivere dobbiamo prendere misure drastiche. Sì, uccidili tutti. Uccidili tutti, sono diventato il governatore in questo gioco. Queste cose prima nel gioco non c'erano, hanno inserite ora ed è una figata secondo me, perché ti fa fare anche il cattivo, insomma, per la sopravvivenza. Eccola la moschetta. Però se il padre non torna con un kit siamo morti. Pancake, puoi andare a prendere un kit di pronto soccorso per la mamma, per favore, cucciolotto. Ma è bellino, con gli occhi. Sembra un peluche. Bau! Bau! Acqua. E ora morirà. No, il kit non l'ha fuori. Oh, però lo shelter è pieno, eh. Cioè, beh, se non era ammalati si poteva sopravvivere una vita. Tra l'altro ho ritrovato una maschera antigas. Da fame. Il problema non è tanto se muore lei, che il gioco va avanti. Il problema è che si ammala anche lui. Ah, un'altra volta quelle piccole pesti verdi stanno cercando di comunicare con noi. No! Le devi scacciare. Oh, scacciate. Almeno le blatte non ci sono più. Da fame. Ma Pancake non deve mangiare, non deve fare nulla, boh. Mi piacerebbe poterla mandare fuori a lei, che almeno va a pestare la città, non me. Oh, giorno 41, ragazzi. Di scherza a scherza, partiti senza nulla. Allora, lei deve bere, lui deve mangiare e bere. Accendiamo la radio per sentire se c'è qualcosa. Un po' di musica, dice che le giornate qua sotto sono lunghe e annoiano. Giorno 42. Ogni tanto ci devo cliccare. Ted ha fame. Fuori niente. Il gatto che rincorre il topo. Giorno 43. Non muore più sta cazzo di Dolores. Ah, non può andare fuori nessuno. Ah, sì, dice, sentite un rumore provenire da sotto. Dobbiamo andare a investigare con la torcia. Cazzo si è trovato. Allora, Ted deve bere. Lei deve mangiare e bere. Palle sta moglie. Ma proprio a me è capitata. Ah, Pancake vorrebbe andare fuori. Forse potrebbe portarci qualcosa di interessante. Vai, Pancake, aiutaci. Senti. Cosa ha portato Pancake? Una zuppa. Pancake, ci serve un kit. Quello con la croce rossa. Là. Madonna. Siamo morti. Siamo morti, fatti. Ah, un gruppo di persone vestite di verdi dicono che Robin Hood a prendere ricchi per dare poveri. Dovremmo farli entrare. Ma assolutamente, ma andatevene a fare in culo. Oh, già siamo messi male là sotto. Stronzi. Col cazzo che vi apro. Poi ricchi. Stiamo morendo. Fuori non può andare nessuno. Ma i militari? Non chiamano più? La moglie è morta. Ma noi abbiamo Pancake. Ted ha bisogno. Vabbè, tanto il mare è inutile, ragazzi. Quindi non esco assolutamente più dal bunker. Ora a costo di morire, tanto a meno che non mi ammalo, c'ho tutto. E ecco, però impazzisce. Però c'ho lo spray che potrei convertire nel kit di pronto soccorso. Ted è impazzito. Giorno 49. Perché Pancake è scappato? Ah, dice che uno ci ha attaccati, ma è saltato addosso a questi Tug, a questi rider maledetti, e li ha seguiti. Però è un po' che non lo vediamo. Se n'è andato Pancake.
Nonno c'è. Ragazzi, 50 giorni in hard. Vi sfido. Vi sfido. Bevi, bevi. Boh, vabbè, da mangiare da bere. Nemmeno nel volto. Cioè... First aid kit. Ora me lo fa fare, no? Ora me lo fa fare. La merda di gioco. Ora me lo fa fare, che la moglie è morta. Però lo posso curare o no? No, non c'è bisogno di curarlo. Cioè, è solamente pazzo. Questi banditi volevano ucciderci tutti, ma hanno semplicemente rapito Ted. Speriamo che niente di brutto gli sia capitato. No, ma hanno rapito banditi. Comunque, ragazzi, partita della Madonna, mi sono divertito da morire finalmente. Siamo riusciti a portare Pancake dentro il bunker, quindi solo per Pancake voglio un pollice in su, ragazzi. E come vi dico sempre, se volete dare una mano al canale, sembra una strozzatina, ma il pollice in su è quello che veramente dà un aiuto assurdo. Non vi dico più delle visual, ma quasi veramente, perché aiuta il posizionamento. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, al solito, fatevela prendere bene. Ciao! Ciao ragazzi, volevo comunicarvi che ho aperto il secondo canale Urban Explorations, come vi avevo detto appunto anche sulla pagina di Facebook, quindi vi invito ad iscrivervi nella nota che trovate qui su o di qua, insomma dove sarà in cima al video, e sia chiaro che è un canale di esplorazione urbana, quindi un canale dove mi troverete in un altro ambiente, trattando di un altro argomento che mi piace veramente da morire, però questa volta non si parlerà di videogiochi, sarà un canale con un tema totalmente differente. Quindi cliccate sulla nota in descrizione ed iscrivetevi se veramente vi piace vedervi anche in quest'altro ambiente, perché mi farebbe veramente tanto piacere. Fatelo per Morgana. Morgana, guarda. Al solito, penso che al buio non si vedrà niente. Ciao, iscrivetevi.